Innanzitutto ringraziamo tutti gli ospiti perché abbiamo organizzato insieme questo evento importante. Noi partiamo da un'iniziativa che abbiamo fatto, credo, il mese di aprile, con il lancio della nostra associazione. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, l'isola che è sempre stata molto accogliente, gli amministratori, tutti i presenti oggi che sono stati già ringraziati dal sindaco. Noi crediamo fortemente in questa iniziativa, perciò la presenza anche del nostro presidente nazionale conferma l'importanza per la CIA di questa, della nostra associazione di Pescarvi, Marilena Fusco, la direttrice che lavora incessantemente sul tema. E voglio dire che noi siamo, come dire, siamo un'organizzazione che sta investendo molto in questo settore perché crediamo che ci siano fortissime prospettive di sviluppo, ne abbiamo parlato, ne parleranno anche altri. Credo che noi dobbiamo essere bravi a cogliere questa opportunità. Anche l'assessorato c'è sempre stato vicino, l'ammirazione Guarda Caputo, Mariella Passi, il direttore generale, che stanno accompagnando questa azione, e anche la presenza allora dell'iniziativa che facevamo, la presenza oggi conferma un interesse strategico anche della politica regionale, perciò i ringraziamenti non sono, come dire, scontati, ma sono sentiti. E questo fa capire, lo voglio trasferire, che c'è una condivisione di un percorso, la presenza dell'europarlamentare che è di queste zone, che ha voluto questa iniziativa insieme a noi, significa che c'è un interesse strategico straordinario intorno a questa iniziativa, e l'idea, il progetto che dobbiamo far avanzare è quello esattamente di investire sempre di più in questo campo. Le opportunità che vengono sono straordinarie. Mariella credo che ci darà una visione anche più dettagliata di quello che avanza, e noi saremo dei soggetti che cercheranno in tutti i modi di facilitare questo, no? Vogliamo sensibilizzare tutti affinché si impegnino e si investa sempre di più in questo settore che riteniamo straordinario, fondamentale. Ci possono essere tante occasioni di rilanciare il comparto. Il sindaco parlava dei giovani, noi diciamo che possiamo anche sfruttando la trasformazione del pescato, fare una filiera corta, dare possibilità ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, anche chi, perché oggi viviamo un momento di difficoltà, ragazzi, che non è da sottovalutare, perché noi tante volte parliamo dei giovani che sono importanti, che dobbiamo sicuramente, abbiamo il dovere di creare opportunità per i giovani, ma parliamo anche di padri e madri di famiglie che hanno perso il lavoro, e credo che questa sia un'opportunità importante di investimento per poter ripartire e rilanciare e, come dire, mettersi a fare gli imprenditori e ricollocarsi nel mercato del lavoro. Sono opportunità straordinarie che noi dobbiamo facilitare. La burocrazia sicuramente non ci aiuta, e questo è un tema. Questo è un tema, e credo che l'attenzione su questo sia massima, ma crediamo che se non riusciamo a mettere in campo sinergicamente tutte le nostre conoscenze, le nostre competenze, con una strategia unica che riesce a dare una spinta in più, è chiaro che riusciamo a fare un lavoro. Chiaramente c'è una serie di difficoltà che frenano questo concetto, il tema delle quote. Il tema delle quote non è possibile, 14 quote in questo paese, altri ne hanno tantissime e nessuno per la piccola pesca. Questo credo deve essere uno dei primi impegni che tutti noi insieme, per quanto riguarda i ruoli che abbiamo, dobbiamo innanzitutto partire da lì, perché se non partiamo dalle opportunità reali, concrete, che sono burocratiche, evidentemente poi tutti gli sviluppi che immaginavo dopo sarebbero inevitabilmente chiusi. C'è un impegno economico che sta arrivando, le dotazioni finanziarie e recovery che avanzano, una percentuale importante, l'ha detto anche il sindaco, verranno investite al sud, perciò ci sono anche opportunità economiche da prendere e da mettere dentro, e noi dobbiamo fare quello.